In questo quadro, aggiungo peraltro che resta fondamentale puntare sui giovani agricoltori, su questa nuova generazione preparata ed entusiasta. Per questo sono necessarie, accanto a dichiarazioni solenni come la Carta di Milano, delle misure di sostegno specifiche per le nuove generazioni, perché i loro sforzi imprenditoriali in agricoltura producono risultati durevoli nel tempo. La mozione presentata e da noi sottoscritta, rispetto alla quale la componente socialista esprime parere favorevole, costituisce quindi un ottimo mezzo per cominciare a riflettere a livello nazionale su temi di portata globale, quale quello del cibo, la cui soluzione non può non passare attraverso il riconoscimento del valore strategico della Green Economy. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Rostellato. Prego. Sì, Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole su entrambe le mozioni e deposito il testo. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Fautilli. Grazie Presidente, colleghe e colleghi, sottosegretario. Il Gruppo per l'Italia Centro Democratico ha condiviso il fatto di anticipare il dibattito sui contenuti e sugli obiettivi che l'evento Expo si prefigge e che sono inseriti nella Carta di Milano che sarà varata il prossimo 28 aprile. Oggi non vi è una percezione, specie tra le giovani generazioni, di cosa significa alimentazione. Consideriamo naturali ed immutevoli gesti come aprire un rubinetto sicuri che l'acqua scorrerà sempre, o aprire un frigorifero certi che vi sarà sempre all'interno del cibo a sufficienza per poterci sfamare. Eppure le cifre parlano di altro. La popolazione mondiale ha superato già i 7 miliardi ed il trend è in continua crescita. Con questi ritmi la FAO stima che il fabbisogno di cibo crescerà del 70% e non potrà essere certamente soddisfatto stante il combinato disposto della inutilizzazione del suolo per eventi climatici.